non basta l'uomo del gol Piątek al Genoa per evitare il primo stop casalingo ad opera di un Parma abile e intelligente, perfetto nello sfruttare gli errori strategici dei rossoblù, imponendo loro un secco 3-1. Bastano meno di 6 minuti a Piątek per lasciare il segno anche su questa partita, cross di un motivatissimo Lazovic da sinistra e colpo di testa perfetto del polacco. La palla batte sul palo opposto ed entra in rete. Un colpo a effetto, che, insieme agli sprint continui di Lazovic, ingolosisce il Genoa. I rossoblù pressano alto e si espongono al gioco di rimessa del Parma al terzo angolo consecutivo, al 16°. Rigoni, l'ex, pareggia con un tocco da distanza ravvicinata. Sembra un episodio, anche perché Lazovic e Piątek appaiono incontenibili. Sepe è fortunato due volte, prima quando fallisce la presa su un tiro di Lazovic, ma la palla cade oltre la traversa. Desktop minore di Spentlas uguale notification / spancriscito. Noi presuntuosi come a Sassuolo Gazzetta Tcherix link copia embed copiati potrebbero interessare anche security warning. Please treat the url above as you would your password and do not share it with anyone. See the Facebook help center for more information. Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione proprie di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità, contenuti e servizi più vicini ai tuoi gusti e interessi. Chiudendo questo messaggio, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie per le finalità indicate. Per negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie o anche solo per saperne di più fai clic qui. Accetto rimonta giallo blu. Poi quando, al 24°, si ritrova a portata di mano la palla colpita di testa da Piątek che rimbalzata sul palo. Pochi centimetri che affossano il Genoa. Il Parma, infatti, approfitta abilmente del press in alto, ma un po' sbadato, dei rossoblù e il colpisce due volte al 26°. Siligardi salta criscito convergendo da destra verso sinistra, e conclude con il mancino, imparabilmente. 4 minuti e arriva il 3-1. Lancio perfetto di Barilla da sinistra e Ceravolo, di testa, supera Radu. Ballardini passa al 4-3-1-2 accentrando Lazovic, ma quando Criscito trova il gol, su assist di Piątek, la VAR lo cancella per fuorigioco. Così in avvio di secondo tempo i rossoblù passano prima al 4-4-2, poi al 3-5-2, chiudendo il Parma all'indietro ma senza creare occasioni clamorose. A far centro provano Lazovic, Besa due volte e Favilli, tutti con conclusioni centrali ben neutralizzate da Sepe. L'ultima chance in pieno recupero arriva sul piede di Mazzitelli, ma Gagliolo devia il tiro in angolo.